Ciao a tutti, nuova ricetta zuppa inglese semifredda. Vi faccio vedere gli ingredienti che state vedendo scritti e adesso vi faccio vedere ovviamente gli ingredienti normali. Intanto vi dico che ci vuole 45 minuti per prepararlo, la cottura quanto basta e sono per 7-8 coppe, cioè io l'ho fatto in bicchierini. Allora, gli ingredienti sono queste che state vedendo e sono per la crema pasticcera 500 ml di latte, 80 g di tuorli, 80 g di zucchero, 60 di farina e un mezzo limone. Poi ovviamente c'è un mezzo di baccello di vaniglia, però quella non è fondamentale, se volete metterla potete metterla. Io nel video non l'ho messa perché non ce l'avevo. Invece, per fare la meringa cotta servono 100 g di albumi, 200 g di zucchero e 65 g di acqua. Scusate se non sono, diciamo, insieme al video, ma ho mischiato un po' tutto. Inoltre, vi servirà 125 g di panna montata. Io ho preso quella Hoopla da montare e 50 g di cioccolato gianduia. Poi, se avete, diciamo, qualche alcolico, io ho usato la liquirizia alcolica. E poi servirà i savoiardi. Invece, per la decorazione serviranno le fragole e il cioccolato fondente. Questi sono gli ingredienti e ovviamente l'avete viste sia prima che erano già iscritti e sia adesso che le state vedendo. Ok, questi sono gli ingredienti, sono abbastanza tanti, ma è facilissima da fare questa ricetta. Per cui iniziamo la preparazione. Ok, allora iniziamo. Iniziamo a fare le due creme, la crema pasticcera e la crema al cioccolato. Allora, per fare la crema pasticcera dobbiamo sbattere i tuorli con lo zucchero, come vedete nel video. Dopo aver fatto, diciamo, i tuorli con lo zucchero, dovete unire un cucchiaio di farina e un goccio di latte. Per cui mischiamo prima i tuorli e lo zucchero insieme. Se avete una frusta, vi consiglio, perché io ho usato il cucchiaio di plastica, ma sinceramente ci ho messo un po' di più. Per cui adesso si aggiunge il latte. Sì, è un po', diciamo, lento a confronto nella mia voce. Vabbè, aggiungete la farina e poi il latte, oppure il latte e la farina è uguale. Dovete incorporare il resto della farina e il resto del latte, praticamente prima un po' alla volta e poi lo mettete tutto, sia il latte che la farina. Se volete potete metterci anche il baccello di vaniglia, ma se io, non, io ovviamente non ce l'avevo, giustamente non ve l'ho fatto vedere nella ricetta. Allora, ponete la casseruola nel fuoco a fiamma bassa, cioè prendete una pentola e la mettete nel fornello e la fate andare, non la dovete far bollire. Deve praticamente addensare la crema pasticcera, ovviamente, cioè la crema deve essere densa. Non fate bollire, mi raccomando, la crema, la dovete solo girare e riscaldarla fino a quando non è, diciamo, densa. Dopo che avete fatto questo procedimento, dovete allontanare dal calore e alla metà della crema aggiungere il cioccolato tritato, cioè praticamente dovete dividere la crema densa,
come ho fatto io, che io, vabbè, l'ho già, diciamo, fatto. Dovete dividere le due creme, uno è quella pasticcera e l'altra invece la fate diventare cioccolato. Ci mettete dentro le scaglie di cioccolato che vi ho fatto vedere prima e poi ovviamente la girate e diventa cioccolato. Per cui avete due creme diverse, una al cioccolato e una alla crema. Dovete raffreddarle entrambe le creme con la pellicola e poi le mettete nel frigo. Invece per la meringa cotta dovete prendere, vabbè, io uso questo pentolino qua, piccolino, che deve essere stretto. Dovete mettere l'acqua con lo zucchero fino a 115-118 gradi. Io ho fatto a caso perché ce l'avevo sul coso e mi sono dimenticata, però vabbè, dettagli, fate così. Continuate la cottura fino a 120 gradi, praticamente quando bolle si scioglie tutto lo zucchero. Intanto iniziate a montare a neve gli albumi, poi sempre sbattendo ad alta velocità incorporate lo sciroppo bollente a filo, praticamente quello che abbiamo fatto con acqua e zucchero. Quello, quando bolle, lo buttate dentro all'albume a neve montato. Io uso il mixer, voi potete usare anche a mano. Continuate a montare la meringa fino a farla raffreddare. Per cui ci mettete lo sciroppo che abbiamo fatto dentro agli albumi montati a neve. A me è uscito un casino di fumo, come sempre. E praticamente quando si è raffreddata la meringa è pronta. Per cui dobbiamo dividere la meringa e incorporarla alle due creme, cioè prima la mettiamo in una alla crema pasticcera e poi la mettete nell'altra, nel cioccolato. Dovete dividerla praticamente per far sì che si gonfia la crema, sia pasticcera che quella al cioccolato. E ovviamente poi dovete mettere anche la panna montata, quella che io ho già montato. Io ho usato quella Opla, se non mi sbaglio non ve l'ho fatta vedere perché l'avevo già montata. Comunque voi potete prendere quella da montare e la montate e poi la mettete dentro insieme alla meringa cotta e alle creme. Per cui la panna montata e la meringa cotta che abbiamo fatta la dovete dividere nelle due creme che abbiamo fatto e come vedete dal risultato le creme si gonfieranno e diventeranno abbastanza liquide, non tanto liquide ma il giusto. Tipo questa al cioccolato. Allora io vi consiglio di usare il cioccolato normale e non quello a scaglie, perché sennò poi non sa di niente. Ma comunque questo lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dico. Allora, l'assemblaggio invece dovete dividere i savoiardi come ho fatto, che state vedendo. Dovete inzupparli. Io sto usando la liquirizia alcolica, ovviamente fatta, e dovete disporre in un pezzetto sul fondo delle coppe, praticamente le coppe, potete usare anche i bicchieri di plastica, basta che sono larghe sopra e strette sotto. E come vedete dovete mettere prima il savoiardo bagnato, ad esempio con la liquirizia. Voi potete mettere anche il colorante dell'Arc Hermes, mi sembra che si dice così, o proprio in inglese ciao. Come vedete dal video, io faccio prima la parte della crema pasticcera e poi la crema al cioccolato, per cui dovete praticamente
fare prima la crema gialla e nelle altre tre parti di crema alla gianduia. Disponete altri pezzi di savoiardi bagnati nel liquore e completate con le creme variando il colore. Ponete le coppe in congelatore almeno per 4 ore, poi passatele in frigo per 30 minuti. Ovviamente quando li dovete mangiare dovete tenerli per 30 minuti in frigo e poi li potete mangiare. Comunque state vedendo quello che ho fatto io. Prima prendete il savoiardo, scusate mi sto impappinando, savoiardo bagnato con qualche liquore, se non volete il liquore potete mettere anche il caffè. Prima mettete la crema pasticcera che abbiamo fatto, come ovviamente vi sto facendo vedere nel video, e poi mettete la crema al cioccolato e dovete fare praticamente così. Vi ricordo, dopo aver fatto questo procedimento, di lasciarlo almeno 4 ore nel freezer. Dopo, prima di mangiarla, dovete metterla nel frigo per 30 minuti, mi raccomando. Invece, per la decorazione dovete aspettare quando la tirate fuori, cioè in senso quando l'avete tirata fuori del frigo dopo 30 minuti, dovete aggiungere il cioccolato fondente e inzuppate altri savoiardi nel liquore se volete. E poi ci mettete, adesso vi faccio vedere anche praticamente la decorazione come. Questo è il risultato di quello che deve venire per poi dopo mettere 4 ore in frigo. Ripeto, ho usato questi bicchieri comprati normali di vetro per bere ad esempio l'acqua. Voi potete usare le ciotole, qualcosa del genere. L'importante è che sia praticamente così, stretto sotto e largo sopra. Deve essere così praticamente. Fatto questo procedimento che vi ho spiegato che dovete metterlo a 4 ore, eccetera, ve l'ho detto prima. La decorazione, io ho fatto le scaglie di cioccolato fondente e le fragole. Fragola e cioccolato fondente, questa è la decorazione. La ricetta è finita. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e seguitemi su Instagram. Alla prossima!